non sente aria di crisi il marchio Marino Fabiani, anzi, studiate e realizzate dallo stesso titolare e dai suoi collaboratori con materiali di pregio e pellami di altissima qualità, le calzature Marino Fabiani continuano a essere sempre più apprezzate dai compratori di tutto il mondo, dall'Est Europa al Sudafrica, dalla Russia all'Australia, dagli Emirati Arabi all'Africa Centrale. Sta ritornando il tacco alto, come puoi vedere, sta tornando, lavoriamo molto su questi generi di tacco alto, particolare, sia sulla Chanel sia sul sandalo, poi lavoriamo anche su un oggetto di tacco, ecco, una cosa pulita, leggera, ma con una personalizzazione sul tacco, che vanno su tutte le lavorazioni dal tacco basso al tacco alto. Lavoriamo, c'è un grande ritorno anche della punta, è una punta abbastanza corta, vedete, con una calzata perfetta, però è un ritorno anche una scarpa leggera, non c'è più il plateau e si porta da, come una piuma. Adesso le donne sono abituate a portare sempre le solite piantine, cose varie che sono pesanti, questa volta abbiamo fatto qualcosa di, e lo stanno accettando molto volentieri. Poi c'è anche un ritorno della zeppa, ma una zeppa così, come puoi vedere, molto particolare, personalizzata, leggera, lo stesso come una piuma, non c'è pesantezza di niente, e anche questo prodotto qui non me l'aspettavo, ma ha fatto un boom veramente come soggetto di eleganza e di comodità. Nell'estivo sappiamo che vanno tutti bei colori, le novità sono i colori, il ritorno del tacco alto che noi ci abbiamo ritentato per l'ennesima volta e abbiamo avuto ragione, perché i clienti stanno venendo, mi fanno i complimenti e nonostante questo stanno facendo anche dei begli acquisti e vedo che non vedo la crisi, nonostante che in giro si parla tanto di crisi, io in questo momento posso dire che è uno dei migliori momenti di fiera che ho avuto in tutto l'indotto dei 35 anni di mia attività. Se questa è una crisi, viva la crisi! E sulla strada del total look, che forse ci svela lo stesso Marino Fabiani, vedrà luce nei prossimi anni, disponibile anche un'ampia gamma di accessori e abbinamenti curati e studiati nei minimi. Allora, non avendo diciamo ancora il total look con Marino Fabiani, che magari domani potrebbe essere anche portato sul total look, oggi una borsa è il minimo che si possa fare, una cinghia, e adesso abbiamo inserito anche dei prodotti, come puoi vedere, di bigiotteria che vendiamo, come bracciali, come orecchini, come girocollo. L'abbiamo proprio inserito con la nostra produzione di accessori, abbiamo trovato l'opportunità di mettere anche gli accessori tipo per fare una donna un po' per tutto il look. Speriamo che nel futuro possiamo fare anche l'abbigliamento. Pezzi unici Marino Fabiani, come questa borsa. Questa borsa che noi abbiamo fatto realizzare da una signora che lavora a mano all'uncinetto. Per fare questa borsa impiega una settimana di manodopera per fare questa borsa, tutta all'uncinetto, molto particolare, molto bella. L'abbiamo inserita anche nella nostra collezione come accessoristica, per cercare di fare sempre, diciamo, di Marino Fabiani il vero Made in Italy 100%. Questo è fatto a mano, da un Made in Italy 100%, gli accessori sono fatti a mano da ragazze che collaborano con noi sempre nell'accessoristica, io che mi sono messo a ordinare, a fare, per cercare di combinare queste cose con il mio immagine, la mia MF sul sandalo, che dimostra che è fatto solo esclusivamente da me questo accessorio MF. This is a life, and you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life, and you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?